ed Ellie se ne va così. Non posso farle un regalo e chiuderla lì? Ok, prendo delle cose. Dammi. Mi stai ascoltando? Sì. Tommy? Sì, certo. Ok. Ma questo è vecchio. Flashback, per forza. Comunque... Appunto, 2 anni prima. Questo silenzio... Mi scorderei anche il mio compleanno, se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok. Che succede? Niente. Perché? Ti vedo... assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. I vagabondi. Quanti? Una manciata. Oh! Ma sta cecchinando clicker. Vuoi provare? No, fammi provare. Sicuro? Mi sento buono. Vedi il cartello? Quello rosso? Sì. Prova a centrarlo. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Capito. Ok, no, che palle. Perfetto. Il rumore li attrae. Beh, siamo di pattuglia. Eliminiamoli. Compensa la discesa del proiettile. Tipo così. Buono. Bene così. Ce ne sono ancora. Preso. Mi piace. Preso. Preso. Sono finiti. Ok, praticamente cade sulle 3 barre. Ok. Ho inteso. Da dove arrivano? Dalla casa, forse. Questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ma che cazzo ne so. Oh, te faccio fuori, eh? Che bello, cioè si toglie mentre sto mirando Tommy. Stiano scendendo. Perché? Ah, un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando quel cervo. Abbiamo fame. Boom. Fisica dei proiettili fantastica comunque. Oh. Non è mica come GTA. Conto 3. Che ne dici? Fantastico, ne vedo 2. Fa, quanti ce n'è? Ne vedi 2 e io non li vedo, sai? Ah, Tommy. Eccoli. Migliorando. Sono stupito. Sono sicuro, ce ne saranno altri di qua. Di qua? Vediamo. Vicino allo skilift? Guarda giù in fondo. Sotto la cabina. Vicino sì? Alla torre. Mi piace il botto. Ah. Bello, come l'ho preso? Migliorando. Sì. Ancora qualcuno? Sì. Altro sì? Paio. No. No. Ci arriverai. Ho capito, ci voglio arrivare, capito? Cioè, ci arriverai con calma? No, calma un cazzo. Sì.
Devo raccontarlo a Joe. Riprova. Boom. Credo che Joe l'abbia girato lo stufato. Scommetto che ha bruciato il fondo. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Joel. Joel. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Quanta cattiveria, rendimelo! Certo. Prima le signore. Oh, però qualche infetto si è fatto fuori, eh. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ah, ok, ci proverò. Che bella casetta, anzi è un ristorante questo. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Sembra quello dove abbiamo ammazzato sul finale della prima parte quell'altro. Non ricordo. Daniel, come si chiamava? Non male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde. Dove cazzo le piglio le corde? Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai, te ne troverò di nuove. Sì. Le va a rubare in qualche negozio infestato da infetti, tipo. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Perché non approfittarne? Va, piccola. Certo. Meglio filare, allora. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Ah. Beh, in effetti ha senso, però, perché... Bene. Seguimi. È un po' che non stanno insieme da quel che ha detto, quindi... Voi avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Ci sta. Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh. Due runneri in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più... Qua si formano gli eserciti formato famiglia, nel senso... Molta più esperienza. Per sopravvivere. Si fanno delle squadre, dei piccoli eserciti in casa per non essere infetti. Che figo, eh? Molto figo. Grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. Mi ha stupito la scena della fuga. Sei buffo. Il negozio di musica è più avanti. Dovremmo lasciare i cavalli. Che peccato. D'accordo. Lo zaino c'è qualcosa? Un kit medico, vuol dire che... Sicuramente si combatterà, sapete? Comunque è lì, Music Center. Più chiaro di così. Serve una mano? Ma che... Che mano. Da qui non credo si parte. Mi sa anche a me, sai. Una volta si passava a nuoto. Ok, quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Io non me la sentirei. Però non c'è alternativa. Quindi... Evidentemente... Bisogna passare per l'hotel, no? Merda. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci?
Attenta però. Mica che fisica che c'ha sto gioco. Assurdo. Ci sono. Mi mancava la torcia. Bene. Che non vedo pericoli per ora. Ma non è che tutto quello che sto raccogliendo me lo potete rendere poi una volta ritornati ai giorni d'oggi? Chiedo per un amico, eh. Ah, ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. È un po' creepy, eh? Giusto un po'. I jumpscare che ci sono qua a The Last of Us li ho visti replicare poco durante tutta la mia carriera videoludica. Giuro. Questo posto mette i brividi. Quello che ho appena detto. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Giusto. Ok, d'accordo. Ah, Joel. Joel caro. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non abbiamo detto a nessun altro. Ingrediente a sufficienza. Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. No, in realtà lo sanno. Prosh. Sei mai stato qui? No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Forse. Oh, però tanta roba da raccogliere, cioè. Minchia. Joel, sei tu? Sì. Ok, una Molotov serve sicuro. Non adesso, però servirà. Non lo so, boh, c'ho questo sesto senso che mi dice che sooner or later qualcosa sta per succedere. Mi hanno sparato da parecchio. A quando risale l'ultima parte? Chissà l'odore. Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Vedo un cazzo, vedo. Sento il rumore. Joel. Di qua. Eccoli. Freschi, freschi di giornata. Siamo di pattuglia, no? Ok. Facciamoli fuori. Oh, fuck.
Via, i clicker. Via i clicker. No, Joel. No, aiuto un cazzo. Il clicker è morto, sì, è morto. Ok. Bello in testa. Altri infatti vengono dal balcone. Preparati. Non stazionare. Non stazionare, Adri, non stazionare. Finiti? Non si sa come, ma ce l'abbiamo fatta. Qua giù un cazzo. Ricominciano adesso, sicuro. Occhio, sono di sopra. Lo sapevo. Merda, ecco i clicker. Fate lento a ricaricare, via. Ok, c'è un altro clicker sicuro? Sì! Guarda, runner! Alla tua destra! La mia destra, ovvero? Eccone altri! Ma come altri? Dove cazzo? Con che cazzo li uccido? Attenta, infatti! A destra! Un colpo per la vita. Buono. Certo, munizioni per il fucile mi fanno così schifo, eh. Joel, ce l'abbiamo fatta. Finally. Sei forte, piccola. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Ti scrivo ogni singola parola. Ecco. Ma ora posso... Tutto sto casino per nulla. E si va nel buio. Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Minchia com'è stretto. La figa di una cinese. No, ops, non si dice. Si può uccidere sto coso? Dovremmo essere in grado di ucciderlo. Beh, ma è una sfiga assurda allora. Beh, lo sento da sinistra. Mi fai curare? Ah,
sì. Me l'ha concesso. Che bello. Oh merda. Vabbè, lo facciamo fuori, facciamo fuori. Non vi preoccupate. Joel, però renditi utile, cazzo. Via. Cazzo, ma non muore mai. Incredibile. Stavo morendo. Avevo chiuso gli occhi apposta. Ce l'abbiamo fatta. Ho perso tutto. Vero anche questo. Vabbè, una molotov. Anzi, due si creano, eh. A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Io stavo saltando di qua, ma evidentemente non si poteva fare. Che stai facendo? E se ci fossero due blotter ad attenderci? Non mi sorprenderebbe la cosa, sai? Però non c'è nessuno. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso blotter qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Vabbè, dov'è il problema? Perché? Oh, ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Stavolta sbagli. Vedere. Ciccio, ligar mille donne. Non illuderti. Che non ci senti male, comunque. Per carità, però ti stai sbagliando. Mi sa che si salta qui. No. Peccato. Mi sarebbe piaciuto. Ce la fai a passare da qui? Devo. Vedi a mangiare di meno? Vedi cosa c'è? E comunque ci si riesce? Sì. Ok. Qualcuno è stato ucciso? È un bel po' fa. La destrezza di Joel. Grazie. Sì. Ehi, Joel. Sono loro, vero? La coppia è fuggita l'anno scorso. Forse ho capito di chi parla. No, non sono loro. I due fratelli neri, no, non sono loro. Non sono loro. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite. Avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orta. E ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Ah. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato. Ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora
Troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Comunque sì, io penso siano loro, sapete? Ho portato via dall'ospedale, hai detto. Che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Ops. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? No. Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Ti stavano per uccidere. Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso chi di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. Magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? Anche perché più rivanga, più ti mette in difficoltà, Joel, quindi, insomma... No. Io se... ci starei un pochino attento. Bene. Forza. E qui si conclude.